Qual è il problema quando si stampa un particolare in plastica e lo si va a prelevare con una mano di presa con pinze pneumatiche? Andare a capire se il pezzo è stato preso o meno. Solitamente questo tipo di problemi vengono risolti con tutta una serie di sensori, ma la soluzione più semplice è far sì che la pinza stessa faccia da sensore. In che modo? Andando a aggiungere alle nostre pinze pneumatiche un sensore programmabile. È un sensore in grado di emettere due segnali appunto programmabili in due posizioni scelte dall'operatore. Quali posizioni? Ad esempio quella di pinza aperta, per essere certi che il movimento di avvicinamento della mano di presa allo stampo avvenga con le pinze aperte e non chiuse. Oppure la posizione di presa pezzo. In altre parole, andare a permettere al nostro sensore di capire quando la pinza chiusa ha preso il pezzo o meno. La nostra mano di presa in questo modo diventa un dispositivo facilmente programmabile, il sistema Teach si realizza semplicemente andando a premere questo pulsante e con un'estrema facilità e devo dire anche in modo molto accessibile, riusciamo a far sì che la mano di presa, oltre a prendere il pezzo, mi dia un'informazione molto importante, se tutte le mie cavità sono sgombere e se posso proseguire con la mia produzione.